due punti industria sociale. Faccio qualche sacrificio, sono disposta. Il problema non è fare qualche sacrificio, il problema è che siamo... Allora, quest'oggi noi dipendenti della Fondazione Maugeri di Pavia siamo riuniti qua davanti al Palazzo della Regione Lombardia per chiedere ai vertici della Regione delle delucidazioni sul cambiamento di rotta dei nostri dirigenti, che da luglio di quest'anno ci hanno comunicato il cambiamento del contratto, che passerebbe da sanità pubblica a un contratto presunto AIOP, perché nessuno ha visto uno straccio di contratto nuovo, nessuno ci è venuto a chiarire quali dovrebbero essere i cambiamenti in atto, sia dal punto di vista economico, ma anche delle mansioni eventualmente da svolgere, quindi né spiegati i diritti che avremmo né i doveri. Siamo qui per denunciare il fatto che dalla nostra fondazione non abbiamo avuto appunto questo tipo di delucidazioni. Gli enti preposti al controllo e all'informazione di questo cambiamento non hanno fatto sapere niente e non hanno fatto la voce grossa nei confronti di fondazione, ricordando che la fondazione Maugeri ha una sorta di diritto nei confronti della Regione Lombardia. Eroga un servizio di tipo sanitario, è un'azienda privata ma convenzionata con il pubblico, quindi deve rispondere, a nostro parere, alla Regione Lombardia, e Regione Lombardia deve imporre determinati vincoli, determinate scelte. Quindi siamo qua come delegazione di tutti i centri della Fondazione Maugeri, ricordiamo più di 20 centri in tutta Italia, quindi un problema che dovrebbe interessare, a parte la Regione Lombardia, anche il nostro ben amato governo centrale. Visto che i media non ci danno la possibilità di esprimerci, lo facciamo autonomamente, per difendere i nostri diritti acquisiti, che sono quelli del contratto pubblico e tutto quello che ne consegue, perché il personale sanitario è una risorsa e non un limone da spremere per i debiti fatti da altri. Questa è solo una rappresentanza di 3.500 lavoratori della Fondazione Maugeri, 21 sedi in 7 regioni italiane, un caso eclatante con una manovra speculativa in atto con possibile spacchettamento e smantellamento di questa azienda, che è un'eccellenza sanitaria nel nostro paese, che si fonda su un bene preziosissimo che sono loro, le risorse, sono i lavoratori qualificati che erogano un servizio primario per il diritto alla salute dei cittadini. Loro sono qui a protestare davanti al Pirellone, la sede del Consiglio regionale, per chiedere risposte alla politica che governa questo paese e che governa la nostra regione Lombardia. Fino ad oggi risposte non ne sono state date. Questi lavoratori rischiano innanzitutto il taglio all'indennità e in secondo luogo il posto di lavoro. Questo grazie alla manovra che è in atto. Il Movimento 5 Stelle ha dimostrato, prendendo documentazione di bilancio e di business plan, che una manovra alternativa di risanamento facendo leva sugli sprechi era ed è possibile. Noi chiediamo che Regione Lombardia intervenga affinché questo management della Fondazione Maugeri applichi un piano di risanamento che non tocchi i lavoratori, che non sono responsabili del dissesto finanziario della Maugeri, che è stato causato dalle terribili, drammatiche e vergognose vicende giudiziarie di qualche anno fa e che pesano oggi duramente sulle casse della Fondazione. Risanare l'azienda si può e si deve, vogliamo impedire questa manovra speculativa, vogliamo salvare i posti di lavoro di tutti i 3.500 lavoratori.
quindi basta annunci, basta parole, basta interessamento vago. Loro stanno vivendo questo dramma da luglio scorso, noi vogliamo che la situazione sia risolta. Regione Lombardia ha un potere di vigilanza e di controllo sulle fondazioni sanitarie che private che erogano un servizio primario con soldi pubblici, dunque Regione Lombardia ha il dovere di intervenire verso questi lavoratori, verso i quali è in debito. Tra un anno, magari non